video. Come sempre, questo è il video in collaborazione con Dora sui preferiti del mese. Qui vi lascerò il video di Dora, giù nell'info box il link al suo canale. Dubito che non la conosciate, ma se così non fosse vi invito a guardare il suo canale. Un bacio a te, amica mia. Come sempre, in questo angolo chiacchiericcio mensile mio e di Dora, vi mostreremo i prodotti preferiti di viso, corpo o capelli. Questo mese direi che ho veramente esagerato, perché qui davanti a me ho una marea di prodotti. Prima di iniziare devo fare un doveroso saluto. Mando un bacio ad una ragazza dolcissima, Eluccia 11. Ciao Emanuela, tanto tanto carina, che mi segue sempre. Un bacio grandissimo a te Emanuela. Quindi, come sempre, vi mostreremo i nostri prodotti più usati e preferiti del mese. Come sempre vi invito a guardare il video di Dora, il canale di Dora, perché è una persona che merita tantissimo e sono sempre strafelice di collaborare con lei. Direi, iniziamo subito. Come prima cosa vi mostrerei qualche prodottino nuovo, l'ultimo acquisto che ho utilizzato tantissimo in questo mese di ottobre. Sto parlando di queste salviettine Natura Verde Bio della linea Bimbi. Sono uguali, diciamo, come ingredienti, cambia solo il formato e il packaging. Sono carinissimi, sono con i personaggi della Disney sopra. Qui su quelle grandi c'è Dumbo e qui c'è Bambi. Sono delle salviette con gli estratti biologici di avena e camomilla. Sono, dicevo, della linea bambini. Magari vi lascio qui il link del mio video precedente sui prodotti preferiti. Chi mi segue spesso lo sa che sto utilizzando come salviettine struccanti le salviettine per uso specifico di bambini. Le trovo molto più delicate e queste mi sono piaciute molto di più delle salviettine in fria che vi ho mostrato nell'ultimo video. Sono carinissime, ma cosa molto più importante è che hanno un buon inci. Quelle di formato più piccolino sono 20. Io le utilizzo portandole con me sempre in borsa per qualsiasi evenienza. Sono molto molto comode, sembra sempre che non servono mai, ma in realtà servono. Quelle più grandi invece le uso proprio per struccarmi, e devo dire che tolgono qualsiasi traccia di trucco. Ovviamente io poi successivamente passo ad un detergente, al latte, al tonico, ma sono veramente ottime e mi sento di consigliarvele. Altro prodottino nuovo che non vi ho mai mostrato è questa cipria qui di Alverde, di una marca tedesca con ingredienti naturali. Io mi ci sono follemente innamorata e ringrazio e maledico, perché oramai ho la dipendenza per questo prodotto, Betta Bella. Un bacio Betta. Su suo consiglio sono stata quest'estate in Germania e ho trovato al DM proprio la marca di questo brand. Questa cipria, la mia, è nella tonalità 030 beige. Non lo potete vedere, ma prima c'era qui un disegnino in rilievo di una foglia. È diventata in poco tempo la mia cipria preferita, la utilizzo tutti i giorni. Sembra quasi come se vada a compattare la grana della pelle. Perfetta per tutti i giorni, ma perfetta anche per le foto, per la sera. Non mi lascia lucidare il viso per niente. Cosa non so quale altro possa essere il rivenditore, se non il DM in Germania. Quindi se per favore voi conoscete online o qualsiasi altro sito, appunto, che possa rivendere questa marca Alverde, per favore lasciatemelo giù nei commenti, così ci aiutiamo fra di noi e mi date anche una mano a ritrovarla, perché veramente è ottima, è diventata davvero la mia cipria preferita. Altro prodottino nuovo, sempre in Germania, e questa volta da Douglas, quindi suppongo che sia reperibile anche da Douglas in Italia, è questa terra qui della NYX. In realtà è un blush che io utilizzo come terra, perché come potete vedere dalla videocamera è un taupe freddo, perfetto per il contouring, e utilizzato come terra normale mi ci sono trovata davvero davvero bene. È un prodotto quindi che potete, penso, reperire da Douglas, altrimenti sul sito proprio della NYX. Prodotti per il viso, sempre in Germania, quindi è il terzo prodotto che vi mostro di quest'estate. Ho comprato questo affarino qui per pulire il viso, e io sopra ci applico il detergente della Yves Rocher, ottimo davvero, ed è a base di camomilla bio.
mi ci trovo davvero benissimo. Togli qualsiasi altra traccia di trucco che eventualmente non ho rimosso in precedenza, ne metto una piccola quantità su questo piccolo dischettino con dei dentini in silicone e vado a massaggiare per qualche minuto il viso. Io non uso spazzoline tipo il Foreo Luna o il Clarisonic, ma utilizzo solo questo manualmente. Per ora io mi ci sto trovando bene. Credo che un aggeggino del genere possa essere trovato anche da Sephora. Blush preferito, questo qui di MAC, è stato un regalo, è color sangria borgogna e si chiama Stubborn, veramente bellissimo, è un matte ed è un pro longwear blush. Costicchiano un poco i blush di MAC, però devo dire che hanno una resa fantastica e una durata pazzesca. Dura effettivamente tutta la giornata e questo, diciamo, è il colore anche dell'anno. Credo sia veramente perfetto per questo autunno, l'ho utilizzato praticamente tutti i giorni e mi piace moltissimo e ve lo consiglio vivamente. Mascara preferito del mese è della New York Color, comprato da acqua e sapone per meno di 3 euro. Pensavo in effetti facesse l'effetto delle Love Extreme nero, perché lo scovolino è di quelli cicciotti. Non è proprio lo stesso effetto, ovviamente penso che quello rimarrà sempre il mio mascara preferito, però non è male, anzi è un mascara leggero, non fa quell'effetto drammatico, quindi io lo utilizzo pressoché di giorno e di sera magari quando voglio un effetto più intenso utilizzo le Love Extreme. Per costare così poco, diciamo, va più che bene. Per gli occhi ho utilizzato tantissimo la palette Duochrome della seconda edizione di Neve Cosmetics. E sono questi colori qui. Magari vi lascio qui il video in cui ho effettuato gli swatch di tutta la palette. Quelli che mi piacciono di più sono Fenice, Mela Stregata e Veleno. E sono veramente fantastici, pigmentatissimi. E sono ottimi anche come eyeliner, magari bagnati col Fix Plus. Quindi palette preferita di ottobre, questa qui della Duochrome. Però per quanto riguarda i toni nude ho utilizzato tantissimo la Undress Me Too di MUA, che come ben sapete perché ve l'ho detto mille volte è la dupe della Naked 2 di Urban Decay. Ovviamente la durata è un pochino inferiore rispetto agli ombretti della Urban Decay, però anche il prezzo è low cost, quindi per chi non vuole spendere tanto consiglio tantissimo di comprare questa palettina qui sul sito di MUA. Scoperta preferito del mese, non pensavo mi potesse piacere così tanto una crema. Sto parlando di questa crema alla lavanda per i piedi. Adoro tantissimo il profumo alla lavanda, ma questa crema in particolare dà sollievo e freschezza ai piedi in un attimo, anche quando siete stanche e tornate a casa con i piedi magari gonfi o dopo aver indossato scarpe con i tacchi. Questa veramente è una manna dal cielo, a base di lavanda bio. Mi piace veramente tantissimo, l'ho utilizzata quasi tutte le sere prima di andare a dormire, dà un effetto rinfrescante ai piedi e un sollievo piacevolissimo. Per quanto riguarda le labbra, ho utilizzato tantissimo questa pastello qui di Neve Cosmetics, che è un ultimo acquisto, si chiama Vino. Poi ve ne parlerò in modo più approfondito perché questo fa parte di uno shopping particolare che ho effettuato al negozio La Reggia del Bio, e saluto tantissimo e mando un bacio a Carmen, Esther e Carla perché sono disponibilissime. Magari vi inizio a lasciare giù nell'info box per chi è della zona tutti i recapiti del negozio, comunque i link di Instagram e di Facebook. Dicevo, la pastello Vino, fantastica, ha una coprenza, io la uso anche come rossetto e dicono sia anche il dupe del Diva di MAC. Molte volte l'ho utilizzata in combo con il rossetto che vedete indossato qui, però devo dire la verità, con le luci artificiali il colore cambia un pochino. Sto parlando del dupe invece del Rebel di MAC ed è il 914 della linea Smart Lipstick di Kiko, questo qui. Ha un odore di pasticcino alla vaniglia incredibile, mi piace tantissimo, l'ho utilizzato sia di giorno che di sera. Lo so che è un colore abbastanza scuro, ma io l'ho portato tranquillamente anche di giorno. Preferito quindi
il 914 di Kiko. L'avevo detto nel precedente video che avrei comprato un altro rossetto di questa linea e così è stato. Sto parlando di questi rossetti dal packaging oro rosa di Yves Rocher. Questo che ho preso io è il numero 31 Rouge Vif, che è questo qui, bellissimo, un rosso acceso. Questi rossetti lasciano le labbra effetto velluto, davvero hanno una resa pazzesca, bellissimi. Costicchiano un pochino, ma la Yves Rocher fa spesso degli sconti, soprattutto se siete iscritti alla loro newsletter mensile. Infatti questo l'ho preso con sconto. Vi consiglio tantissimo di provare questa linea, non tutte ne hanno parlato almeno qui su YouTube, ma vi assicuro che sono davvero molto molto belli, non hanno nulla da invidiare ai rossetti MAC. Per il corpo, questa crema qui sempre di Yves Rocher ai fiori di lilla, buonissima, ha un profumo delicatissimo, però ho controllato l'inci, in realtà non è proprio uno dei migliori, in quanto ci sono anche tracce di silicone seppur minime. Quindi per chi è molto attento all'inci, sapete che ultimamente sto comprando tutti i prodotti bio, devo dire però che mi sento di consigliarvela perché mi ci sono trovata bene e ho sentito comunque la mia pelle idratata, il profumo poi è delizioso, quindi ve la consiglio. Per quanto riguarda il corpo, come bagno schiuma ho usato tantissimo questo qui, Nature Essence Mexico, alla papaya e guaranà, ha un profumo fresco che persiste anche dopo la doccia. Già il packaging è carinissimo, mi piace moltissimo il profumo fruttato, quindi preferito del mese questo bagno schiuma. Smalto preferito del mese, vi ho postato una foto su Instagram ed è piaciuta tantissimo per il colore dello smalto che indossavo. Questo qui color burgundi, veramente coprentissimo già la prima passata e dura anche 5 giorni. Ed è il numero 103, R103, ve lo farò vedere magari meglio nel dettaglio, mi piace moltissimo. Devo dire, non è il primo smalto di Yves Rocher che compro, mi ci trovo davvero molto molto bene. Questo colore è molto autunnale, mi piace veramente molto, l'ho trovato perfetto per questa stagione. Preferito quindi del mese è questo qui. Per quanto riguarda le fragranze, e completiamo perché questo video è lunghissimo, questi due, che sono due regali delle due mie cugine che saluto, e sono Lidia e Claudia. Un bacio a voi due perché so che seguono costantemente i miei video. Quindi profumo del mese, sto utilizzando tantissimo, è utilizzato per tutto il mese di ottobre, Signorina di Salvatore Ferragamo, profumo cipriato, delicato, non è per niente dolciastro, a me piace tantissimo. Preferito quindi del mese questo profumo qui. E come fragranza di candela, questa qui, ed è buonissima, ed è una Yankee Candle, gusto Macintosh Spice della linea Food and Spice, ed è praticamente mele e cannella. Io poi adoro la cannella e adoro la mela, quindi insieme per me sono una accoppiata vincente e super top. Dicevo, chi non conosce le Yankee, ovviamente io penso di aver un problema di candelite acuta perché sono drogata di Yankee Candle. Questa è stata la mia preferita di ottobre, una profumazione avvolgente, intensa, mi piace tantissimo. Ho adorato questa candela veramente tantissimo. Questi dunque erano tutti i miei prodotti preferiti del mese di ottobre. Il link di Dora, mi raccomando, andatela a vedere, non vedo l'ora di vederla dal vivo e di fare un po' di shopping insieme. Fatemi sapere quali sono invece i vostri prodotti preferiti, o se avete utilizzato e provato quelli che io vi ho mostrato. Fatemi sapere anche se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se vi va, seguitemi su Instagram sempre se vi va con il link Lilla Cupcake. Io vi mando un bacio grandissimo, ne mando uno altrettanto gigante a Dora. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazze!